pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Della partita Andy Quex contro Dam 10, 2-0 per gli Andy Quex. Scicchitano, Scicchitano, una partita bruttissima, sta andando male, male proprio. Perché state giocando così? C'è qualcosa che non va. Partiamo già 1-0 sotto i primi minuti, è inutile. Vabbè, in bocca al lupo per il secondo tempo. Adesso andiamo dagli Andy Quex. Romanelli, 2-0, state vincendo, state giocando bene. Sì. Avete subito a tratti la partita, però avete messo il risultato. Ha cominciato un po' in ritardo, sottolineiamolo. Vabbè, la partita è iniziata tardi, però state giocando benissimo. Sì, abbastanza, sì. Stiamo vincendo, questo è l'importante. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Buonasera, benvenuti nel post partita tra Dam 10 e Andy Quex. Risultato di 6-4 a favore degli Andy Quex. Abbiamo qui con noi i due migliori in campo, Aliberti e Retta. Iniziamo dal migliore in campo, accogliamo anche la medaglia, autore di un poker che consente ai suoi di portare a casa 3 punti in questo match. Aliberti, la partita è stata tendenzialmente equilibrata, siete stati molto bravi a sfruttare la superiorità numerica nei primi 40 minuti. Diciamo che abbiamo iniziato con quell'uomo in più e abbiamo riuscito a segnare. E qua abbiamo capitalizzato bene adesso. Poi al risultato quasi acquisito vi siete un po' fermati. Diciamo che spesso siamo handicappati, siamo tutti un po' infortunati. Con questa battuta non mi sento di far continuare. È stato bellissimo, facciamo chiudere così. Ciao caro, vieni Retta, vieni. Un nuovo amico nella comunità degli SK, Retta dei Dam 10. Retta, non solo sei stato premiato migliore in campo dei tuoi per i due gol che hai fatto e per la traversa bellissima che hai preso. Grazie. Ma anche perché comunque in difesa hai retto benissimo, cioè la squadra era forse troppo proiettata in fase offensiva e gli attaccanti non tornavano mai, questa è forse la chiave di lettura che motiva la sconfitta. Sì, infatti abbiamo un po' pagato la difesa perché non abbiamo mantenuto bene la linea difensiva, sono stati loro bravi ad attaccare, a vedere questo spiraglio che a noi mancava un po' la difesa. Abbiamo iniziato con un uomo in meno, ci abbiamo provato, ma la difesa non ha retto. Su 6-4 però sei stato sfortunatissimo, sono da essa Gabrini. Ho messo il tutto, ho fatto tutto quello che potevo, purtroppo. Speriamo che la prossima vita mi sia. Ciao. La medaglia?